Ah, vabbè, scherzi a parte. Prima di cominciare, ragazzi, comunicazione di servizio. Vuole comunicarmi che purtroppo non posso far uscire le reaction di Miracolous Italia Bug o di Star contro le forze del mare o di Steven Universe. E sebbene in 200 me l'avete chiesto e sebbene ho provato in 1000 modi, ve lo assicuro, ho provato in 500 modi possibili e inimmaginabili a provare a caricare quelle benedette reaction, puntualmente mi bloccano il video per motivi di copyright. A tal punto voi direte, vabbè, ma se cerchi online ci sono un miliardo di persone che fanno queste video reaction. Action, per quale motivo rompono le scatole proprio a te? Per quale motivo rompono le scatole proprio a me? Perché noi in Italia siamo stra... Perché esattamente come abbiamo delle politiche sulla censura che sono qualcosa di allucinante, inumano, che non stanno né in cielo né in terra, allo stesso tempo anche le politiche sul copyright sono molto più severe, molto più rigide, molto più rompiscatole. Voi direte, ma ce ne saranno un milione di voti per aggirare il copyright? Provo a mettere l'immagine a specchio, l'ho messa l'immagine a specchio, io ve lo giuro, ci ho provato in tutti i modi possibili e immaginabili. Ho messo l'immagine a specchio. Ho provato a modificare l'immagine, ho provato a modificare il suono, ho provato a modificare i suoni, immagini, e messo l'immagine a specchio, ho provato in tutti i modi possibili e immaginabili, non c'è verso. Su consiglio di Dario ho provato anche a spezzare, diciamo, la mia reaction in tre mini video da pochi minuti l'uno, ma ve lo giuro, il risultato non cambia perché il problema è che tutte le sante volte puntualmente me lo blocca. Quindi, ragazzi, mi dispiace dirvelo, però la reaction non si può più fare, comunque sia, vedrò comunque la serie, me la vedrò per conto mio e non vi preoccupate perché arriveranno i nuovi video recensioni e le nuove videoterie. E a proposito di video recensione, ma dopo Your Name, ma secondo voi vi pareva che mo facevo mancare sto film? Alcuni magari penseranno che saremo scampata con sto film, e invece no, perché è stata solo un'illusione. Non ho potuto fare prima la recensione per il semplice fatto che avevo 2000 cose da fare e oltretutto di mezzo ci si è messo pure il Lucca Comics, che mi ha tenuto occupata per la bellezza di 12 giorni. Ma ora qui, in questo momento, su questo grande schermo, in questo grande studio televisivo, andiamo a parlare di A Silent Voice, brutalmente tradotto in italiano con la forma della voce, che francamente già partimo già così, che già sto cambio di titolo a me francamente non mi piace, perché va bene che c'ha un senso che dice la forma della voce, ma secondo me era meglio, cioè era più bello se dicevi tipo la voce silenziosa. Non lo so, secondo me dava un più un qualcosa di mistico, un qualcosa del io voglio parlare, ma tu non mi senti, ma non mi senti perché io non parlo o perché tu non mi vuoi sentire? Che paradossalmente si ricollegava anche alla base del film in sé. Ora, prima che comincio, piccola avvertenza: per chi ancora non si è visto il film, né tantomeno se ha letto il manga, vi dico subito che il video eventualmente potrebbe contenere spoiler, perché in realtà non andrò a fare un, diciamo, una relazione del film in sé. Ma più che altro, come tutto quello che ha un libro, andò direttamente a paragonare il film con quello che è il manga. Però fermi un attimo perché mi vado a mettere un secondo le mani avanti. Non andrò a fare quel tipo di persone del tipo perché il libro è meglio del film, che vabbè, quello è sottinteso. Tranne che con Colpa delle Stelle, perché in quel caso è una delle rare volte in cui il film è 100.000 volte meglio del libro, ve lo assicuro. Ma più che altro hanno fatto, non so per quale motivo, una modifica al film. Hanno levato alcuni dettagli relativamente, diciamo, insignificanti per quanto riguarda la diciamo, l'andamento della trama, lo scorrere della trama, più che altro perché hanno fatto delle modifiche nel film che non so il motivo per cui l'hanno modificato da così dal manga, non lo so francamente perché ogni tanto vanno ste cose, che relativamente per quanto fosse diciamo d'impatto con la trama, non diciamo queste modifiche non sono direttamente proporzionali a cambiare tanto il film dal manga, ma secondo me già se ce l'avessero messe cambierebbe completamente la, cioè sarebbe cambiato proprio la trama. Cambia di sé il film. Me spiego meglio perché non si è capito una mazza, me ne rendo conto. E partiamo dal presupposto che la storia in sé è geniale quanto bellissima. La storia di questo ragazzino che conosce questa ragazza quando è piccola. Il problema è che questa bambina è sordomuta. E questo bambino è un po' mezzo gradasso, un mezzo bulletto così, che a furia di tormentare questa bambina, un giorno lei cambia scuola e lui si ritrova completamente da solo, perché nel momento in cui il maestro gli dice chi è stato, tutti i compagni puntano il dito contro di lui, rendendosi conto per la prima volta di una dura legge della realtà, ossia che finché fai una cosa che nessuno si lamenta e a tutti va bene, bene, ma nel momento in cui qualcuno si cerca il colpevole perché ti rendi conto di aver fatto una cosa sbagliata, nessuno esita a puntarti il dito contro, a fare lo scaricabarile. E questa è una dura lezione che tutti prima o poi impariamo, soprattutto quando siamo piccoli. E oltretutto si accosta a questa vicenda anche la storia del bullismo, che purtroppo è diventato una questione quasi
ordinaria all'ordine del giorno in tutte le scuole, in tutti i paesi del mondo, perché purtroppo è una cosa che c'è. In particolar modo, ragazzi, questa storia viene amplificata soprattutto all'inizio, quando loro sono bambini, perché purtroppo, ragazzi, c'è da dirlo, la cattiveria dei bambini è un qualcosa veramente di orribile. E non perché lo fanno apposta, ma perché, come si suol dire, la voce dell'innocenza. Poi, per carità di Dio, c'è chi crescendo, diciamo, sta voce dell'innocenza non la perde. L'unico problema è che finché sei piccolo va bene, sei un bambino, quindi più o meno sei giustificabile. Quando diventi grande, teoricamente dovresti avere imparato ad avere dei filtri che bloccano quello che ti passa per la testa. Nel momento in cui questi filtri non l'hai sviluppati, automaticamente passi da idiota. Comunque, dopo questo avvenimento, sto ragazzo comincia a farsi un po' d'analisi di coscienza. Si rende conto di essere totalmente da solo. E una volta raggiunto i 16 anni, mi sembra, insomma, raggiunta l'adolescenza, essersi completamente trovato da solo, comincia a pensare di suicidarsi. Ma prima di farlo, rincontra questa ragazza, cresciuta anche lei, e i due ricominciano a frequentarsi. Lui con un po' di impacciataggine, si intende, però piano piano comincia a rendersi conto di quello che è il mondo dell'amicizia. Ora, sia nel manga che nel film, il ragazzo incontra dei nuovi amici e allo stesso tempo ripesca quelli vecchi delle elementari, creando talvolta dissapori perché si rende conto che comunque sia, per quanto si può sforzare, il passato non si può cambiare effettivamente, totalmente. Però c'è da dire che una cosa che rimprovero al film e che invece c'è nel manga è stato un pezzo, cioè diciamo una fase della storia in cui uno dei ragazzi propone di fare un film perché lui vuole diventare un regista. Di conseguenza, piano piano coinvolge tutto il resto della combriccola, in ruoli diversi si intende, a partecipare a questo film. Poi vabbè, come succede in tutte le storie, tutto va bene, c'è un po' di dissapore tra i vari personaggi, però poi succede un mega macello che alla fine li riavvicina tutti, e alla fine il finale è un po' così, come tutti i finali degli anime. Ma c'è da dire che vedendomi il film e rileggendomi il manga, mi sono resa conto che effettivamente questa storia del film ha completamente stravolto, cioè, per certi pezzi sembra di vedere due storie completamente diverse, perché il film si basa più sul rapporto tra loro due, sul fatto, diciamo, che lei era bullizzata e che lui cerca in questo modo la redenzione nei confronti di lei, e che lei allo stesso tempo si rende conto di non essersi mai effettivamente molto sforzata, perché era quasi che vedesse il suo essere solda, il suo bloccare gli altri come un blocco totale. Nel senso, come per dire, io non riesco a sentire il mondo, quindi di conseguenza sono una zavorra per tutti quanti, quindi di conseguenza mi devo scusare con tutti perché qualsiasi cosa che succede è colpa mia, non pensando minimamente di sforzarmi, che per una volta non è il chiedere scusa a risolvere una situazione, ma è il tentare di risolvere la situazione in sé. E nel manga invece è un po' più complessa questa cosa, perché nel senso, sì, va bene, c'è sempre sta cosa della relazione tra loro due e così cosa. Ma a un certo punto, mi sembra nel volume 6, ossia il volume precedente a quello finale, è un volume completamente dedicato a quelli che sono gli amici, cioè tutto il resto della combriccola, gli altri personaggi. E ti fa intendere, vedendo la storia, perché ti racconta la storia singolarmente di ognuno di loro, di come si vedono da quando sono bambini a che sono diventati adolescenti, da come si vedono, da come si vedono loro e da quello che di fatto pensano che sia stato il loro approccio con il mondo. E qui, in un certo senso, si entra in un argomento che è ancora un po' più tagliente, ossia la capacità di farsi autocritica. Perché ora, ragazzi, momento sincerità, quanti di voi e quante volte pensate che se fate una cosa è perfettamente, quella cosa è perfetta come la fate voi e basta? E che magari arriva quello che dice: beh, magari si potrebbe fare in quest'altra maniera, e voi dite: no, assolutamente va bene come l'ho fatta io, perché sì. Oppure quanti di voi magari penseranno di stare sempre di avere sempre ragione? O quanti di voi pensano che si sono impegnati così tanto da avere quel determinato tipo di aspetto, di avere quel determinato tipo di postura, di carattere, così che nient'altro, niente intorno a loro li potrebbe scalfire? Alcuni di voi potranno dire: beh, effettivamente un paio di volte è successo, altri di sicuro diranno: no, a me non succede mai. E il punto è proprio questo: noi abbiamo una determinata visione di noi stessi che probabilmente il resto del mondo non ha. E la cosa più bella è che alla fine del manga, quando loro producono il film e ognuno fa qualcosa, cioè quello che ha fatto il costume, quello che ha fatto la regia, quello che ha fatto l'attore, quello che ha fatto questo, quello che ha fatto quest'altro, e il giudice li stronca in una maniera veramente brutale, questi ragazzi si trovano per la prima volta di fatto di fronte a quella che è la realtà. Per la prima volta in vita loro sono stati, diciamo, loro a essere bullizzati. Perché si sono resi conto che non tutto quello che fanno è perfetto, non tutto quello che provano a fare comunque sia è perfettamente lineare, perfettamente liscio, va effettivamente bene per tutto e per tutti. E questa cosa è
bellissima perché così, se ci pensate, prende molti più argomenti ed è in grado di fare molto più anche critica sociale. La bellezza di questa storia è che prende tante di quelle realtà da sembrare quasi impossibile ad essere racchiusa in una storia sola. C'è la realtà del bullismo, che come ho già detto è una cosa che ormai è comune. C'è la realtà della disabilità, perché cioè, l'essere sordi viene riconosciuto come disabilità. Io personalmente non la vedo come tale, però vabbè. C'è la realtà dell'approcciarsi con questa disabilità e c'è anche la realtà che da quando si è bambina a quando si è adolescenti, in un certo senso, spesso e volentieri il corpo cambia, ma spesso la testa no. Anche perché, come si suol dire, si cresce e si peggiora. Ma appunto la bellezza di Silent Voice è che sebbene tutte queste cose, sebbene il bullismo, sebbene la presa in giro, sebbene la litigata, sebbene alla fine comunque sia tu vieni brutalmente messo in ginocchio dalla realtà, alla fine se ti fai un secondo di autocritica, se dici sì va bene, è stata una critica costruttiva, non è stata una pugnalata, e se vieni affiancato dalle persone giuste, riesci di fatto a rialzarti in piedi, a rialzarti, a dimostrare che sei molto più di quello che sei e che alla fine, in un certo senso, grazie a quelle persone che ti hanno dato una spinta, che in un modo sia nel bene che nel male, alla fine quella spinta ti ha dato una mano a cadere, ma poi ti sei rialzato e vedrai che la volta dopo che ti danno una spinta tu magari barcolli ma non molli. Oh, questo video proprio i modi di così mescono fuori. Però ora ritorniamo un secondo al film, perché ve l'ho già detto, almeno al mio giudizio, tante di questi principi nel film l'hanno stroncati, perché si sono concentrati più sulla storia amorosa in un certo senso. Cioè, tanti diranno no vabbè, era solo un rapporto d'amicizia, ma che amicizia raga, era amore, scippiamoli, era amore, basta. Comunque sì, è diventata una sottospecie di colpa delle stelle dei giapponesi. Anche le storie degli altri personaggi sono state cancellate, è stato tolto qualcosa a sto film, non è stato più una cosa del tipo mettiamoci tutti in discussione, è stata più una cosa del tipo io ti prendevo in giro da piccolo, ma crescendo c'è sempre la redenzione, c'è la possibilità di cambiare per tutti e c'è la possibilità di perdonare per tutti. E altra cosa che devo dire, non mi ha fatto troppo impazzire. Per carità, ha delle belle musiche, ma io almeno personalmente avrei giocato di più il ruolo delle colonne sonore. Perché guardate, quando ho letto Silent Voice, il manga dico, per essere franca, io me lo sono immaginato con le migliori colonne sonore della vita. Perché, diciamoci la verità, le colonne sonore sono la base, sono il film, sono le serie di tutto. Voi mi dite ne è vero? Mi state a dire che ne è vero? Ok, provate a vedere Titanic senza la colonna sonora e poi provate a sentire la colonna sonora di Titanic senza vedere il film. Vedi come te si rizzano i peli da ascelle. E poi c'è da dire che in una situazione del genere avrebbe fatto pure più un doppio ruolo, nel senso che usandolo, avete presente Fantasia della Disney? Utilizzando le colonne sonore, visto e considerando che lei è sorda, quindi per certi versi non è totalmente in grado, diciamo, di comprendere il mondo, ma al medesimo tempo lei ha difficoltà, diciamo, a farsi capire dal mondo, è a base del film. Quindi forse giocando più sulle colonne sonore, forse un po' di più sui suoni, su determinate cose, si poteva fare di meglio. E per carità, il film è venuto bene, è un bel riadattamento, però anche il giudizio si poteva fare di meglio. Va bene gli appettosi, concludo qui il video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel commento, un mi piace, iscrivetevi a questo canale che all'altro, e come ricordo a tutti, è The Pirate Dragoness, e seguitemi anche su Facebook, Instagram, Nintert, Twitter, The Weird Art, e come al solito trovate i link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video e nel mentre, mi raccomando, continuate a fandomizzare il mondo. Mua, ciao.